Paolo Righi, allora, gli agenti immobiliari sono tipicamente dei soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare. Come intendete comportarvi in questo frangente? Che tipo di chiarimento state dando, anche se ve li chiedono, ai vostri associati, appunto? Che problemi avete in questo momento per gestire questo problema? Problemi sono tanti, anche perché è vero, la norma parte dal 1° giugno, ma ricordiamoci sempre che questa norma fa pagare il 21% di tassa ai proprietari di casa. Gli agenti immobiliari sono coloro i quali applicano la ritenuta d'acconto alla fonte quando incassino i denari. Quindi gli agenti immobiliari che incassano per conto dei proprietari di casa devono trattenere le somme e poi e quindi diventano sostituti d'imposta. Ma non La succede, diciamo, tassa del spessissimo. 21% esiste anche per i proprietari normali, voglio dire che non ricorrano alle agenzie. Noi abbiamo inviato a tutti i nostri associati un vademecum di ben 10 pagine, perché il grande problema è che pensare di far diventare sostituti d'imposta Gli una agenti. categoria che non ha mai fatto, cioè non siamo commercialisti, non ci sono le basi, a mio parere, anche strumentali per fare queste cose, ha bisogno di un po' di tempo. Siamo in attesa che l'Agenzia delle Entrate ci comunichi, ci diano tutti i documenti, la fase applicativa che dovrebbe scattare dal 23 di giugno, 24 di giugno. E in questo momento stiamo consigliando ai nostri agenti immobiliari di prepararsi a non incassare più gli affitti perché peraltro le multe vanno da E certo, le 250 a 2000 sanzioni. euro. E quindi di insistere per il fatto che il denaro passi direttamente dal affittuario, eventualmente al proprietario, che a sua volta poi se la sbrigherà con il fisco. Quindi non ne vole, come dire, non ne volete sapere niente, ma solo No, perché è una guardi, questione un po' noi abbiamo complicata per voi. calcolato, certo, sulla nostra categoria, diventare sostituti d'imposta a livello burocratico peserà per circa 95 milioni di Ah, euro. come avete E quantificato? Perché? abbiamo fatto quanto costa ogni operazione, ogni contratto breve presuppone 8 attività contabili, oltre alle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate. Allora, in manovrina, qui si spera di recuperare, lo Stato spera di far emergere, diciamo, 83 milioni di euro. È sintomatico ed è chiaro, e questa è la fotografia del nostro Stato, gli agenti immobiliari pagano 90 milioni di tasse nascoste, di pesi burocratici, per incassarne forse 83. È fantastico. Certo. Righi, lei è stato interpellato sulla questione anche dal Sole 24 Ore in un pezzo curato dal nostro collega Saverio Fossati e ha sottolineato che in realtà per gli agenti immobiliari c'è anche un altro rischio dietro a tutti gli adempimenti legati a questo provvedimento, di una doppia ritenuta, cioè pagare il doppio di tasse. Perché? Certo, perché quella che viene definita, che io definisco la falsa tassa Airbnb, perché ricordiamoci che Airbnb, ma questo è un altro capitolo, non pagherà nessuna tassa e forse non farà nemmeno sostituto d'imposta, perché avendo, come dice la Bolkestein, non avendo stabile organizzazione in Italia, non è soggetta alle leggi italiane. Il problema però è Tutto se il qualora tema della Airbnb. web tax che Esatto, della falsa web tax che non esiste. Diciamo che se Airbnb comunque acconsentisse alle richieste dello Stato italiano, sarebbe lui quello che incassa il denaro per conto del proprietario e dell'agente immobiliare. I denari da Airbnb andrebbero all'agente immobiliare, il quale ribalterebbe poi al proprietario. In questo caso avremmo due persone, due intermediari, tra virgolette, che incassano, quindi andrà disciplinata dall'Agenzia delle Entrate anche questo passaggio, perché altrimenti si Certo. rischia di avere due sostituti d'imposta. Grazie a Paolo Righi per essere Grazie stato a con voi. noi.